E come dicevamo prima, la perdita di frammenti di anima può creare una perdita anche di energia vitale, anzi, solitamente è proprio questo che si avverte maggiormente. Ma un altro sintomo può essere quello di non sentirsi più tanto presenti nel corpo, no? Quindi un po' come se ci mancasse una parte di noi, in termini proprio di presenza nel qui e ora. Poi chiaramente la perdita di anima può provocare anche depressione, per esempio, un senso di vuoto interiore, una salute un po' troppo cagionevole, quindi una persona che tende ad ammalarsi spesso può essere sintomo di perdita dell'anima. Si può soffrire per esempio di apatia. O magari si può cercare di sopperire a questo senso di vuoto, a questo senso di disagio, utilizzando magari delle sostanze, stupefacenti che in qualche modo anestetizzano questo senso di vuoto, questo senso di apatia, di malessere e di depressione. E diciamo che la cosa interessante è che anche la psicologia in qualche modo parla di questa sindrome e la psicologia la definisce sindrome dissociativa dell'io. E lì è come se l'individuo, l'entità dell'individuo si frammentasse in tante parti e chiaramente queste parti non sono più in accordo, non sono più uno e quindi è come se agissero in maniera indipendente. Ecco, questo assomiglia un po' al concetto del recupero dell'anima. Perché questo? Perché l'individuo rimane chiaramente nel qui e ora, sperimenta, la vita seguendo la linea temporale, mentre i frammenti di anima che si sono smarriti o che sono fuggiti è come se rimanessero in quella dimensione di dolore e di sofferenza, rimanessero lì, ancorati in quella dimensione, in alcuni casi. In altri casi, succede invece che, questi frammenti li si ritrovano in una sorta di limbo, una sorta di non so nemmeno io come spiegare, uno stato dell'essere che non porta da nessuna parte, in cui magari svolgono delle azioni in maniera ripetitiva e continua. E quindi questo perché ve lo dico? Perché chiaramente l'individuo è come se avesse delle ancore, no? Che lo legano a questi frammenti e in qualche modo lo limitano. Infatti, quando si subisce un trauma molto forte, come può essere la perdita di una persona cara, è come se noi non avvertiamo, soprattutto nel primo periodo, la percezione del tempo che passa. Noi siamo ancora lì, in quella situazione di dolore, di sofferenza, in quell'evento. Perché effettivamente il frammento di anima molte volte rimane proprio lì, in Non per, no, quell'evento. non per caso si dice se sono rimasto ancorato a quella situazione, sono rimasto proprio un'ancora, no? Che non riesco ad andare oltre. Ma C'è una può domanda. essere, scusami, Sì, sono passati sì, di mente, può essere anche un modo di dire interessante, si può chiaramente perdere un frammento di anima anche a seguito di una separazione, no? Un divorzio. E il detto, quella persona mi ha preso l'anima, mi ha questo portato via detto mi ha l'anima. portato via l'anima, questo detto popolare la dice lunga, ecco, insomma, scusami, dicevi. No, ti dicevo, una domanda interessante che viene posta da Maria è: ma se anche una cosa banale, no? Perché abbiamo parlato prima che può capitare anche per una cosa apparentemente banale di perdere qualche frammentino di anima, può farci perdere l'anima, vuol dire che di norma tutti abbiamo perso dei pezzetti di anima? Eh sì, sì, è quasi impossibile non perdere dei frammenti di anima, un po' tutti noi abbiamo perso dei frammenti di anima e chissà se riusciremo a recuperarli anche tutti, non è neanche detto. Prima hai fatto l'esempio del cristallo, no? No, l'esempio del L'esempio del cristallo cristallo l'ho no, perché è un fatto. esempio che facciamo spesso, no? Quando un cristallo, per capire un po' a livello visivo,
la perdita di frammenti di anima, provate a vedere un cristallo, se voi lo battete da qualche parte, ogni volta si staccano dei piccoli pezzettini, no? E quindi se lo battiamo piano, magari si scheggia e lì vicino rimangono delle piccole scheggettine di cristallo, ma se il cristallo lo sbatto bello forte, magari si stacca un grosso pezzo che rimane comunque lì accanto, ma è staccato da lui. E la stessa cosa è quello che ci O si capita, spacca in mille o si pezzi, spacca in mille o si pezzi. spacca in due. Insomma, chiaramente queste sono tutte immagini evocative, sono metafore per farvi capire un po' come funziona. E quindi chiaramente più la vita della persona è stata costellata di difficoltà, di traumi e di sofferenze, è più chiaramente probabile che la sua anima sia frammentata e abbia tante ferite da dover essere guarite. Più chiaramente la vita della persona è diciamo, abbastanza tranquilla e chiaramente in quel caso diciamo, i frammenti magari saranno un numero limitato, E no? possiamo anche dire che a volte siamo consapevoli di alcuni frammenti di anima che si sono staccati da noi. In altri casi non ne siamo cosciamente, non lo sappiamo consciamente, e quindi questo si scopre con il viaggio sciamanico, no? Questo è importante, secondo me, dirlo. Ok, Se allora. potessi recuperarli tutti sarei forte come un leone. Non dare calcio alla Ah, perdona. telecamera. Mi raccomando. Ok. Allora, quindi questo insomma che abbiamo detto finora per farvi capire che cosa comporta anche perdere dei frammenti di anima. E come si fa allora ad andarli a recuperare, cosa ben più importante. Lo si fa chiaramente attraverso questa tecnica che si chiama il recupero dell'anima, dove lo sciamano accede a uno stato di espansione della coscienza, da cultura a cultura i modi possono cambiare, c'è chi utilizza il suono del tamburo, c'è chi utilizza delle piante psicotrope, c'è chi utilizza il digiuno e quant'altro. Comunque lo scopo è quello di fare un viaggio nell'underworld, nel mondo dello spirito, per andare alla ricerca e quindi a fare questa caccia all'anima della persona. E solitamente nelle tribù native, quando uno dei componenti stava male, lo sciamano proprio sapeva che doveva andare a fare una caccia all'anima, perché nella visione, sciamanica il corpo e anche l'anima sono connessi, quindi se c'è una sofferenza fisica che si manifesta anche attraverso una malattia, c'è chiaramente una sofferenza dell'anima, per cui si va a fare questa caccia all'anima per riportare, diciamo, guarigione, salute e benessere alla persona. Ci sono chiaramente modalità diverse attraverso le quali questa caccia all'anima può essere fatta da cultura a cultura sciamanica. Noi chiaramente vediamo il metodo transculturale, che è chiaramente quella branchia di sciamanesimo nella quale noi ci siamo formati, no? Quindi una forma di sciamanesimo che riassume tutte le tecniche più universalmente riconosciute nelle culture sciamaniche e ne fa una sorta di humus e crea una tecnica adatta, priva di, diciamo, influenze religiose, culturali del luogo, ma che possa essere quindi utilizzabile anche dall'uomo occidentale. Questo per riassumervi la visione dello sciamanesimo transculturale. Quindi noi, utilizzando questa modalità, chiaramente utilizziamo il suono del tamburo, che come sappiamo è un suono magico, è un suono in grado di indurci le onde theta, che poi sono le onde cerebrali del sogno. Infatti, un viaggio sciamanico non è altro che un sogno con uno stato di lucidità, di consapevolezza maggiore. E quindi si va
in questo stato di trance si parte chiaramente dal nostro luogo di potere, che è il nostro giardino sacro, il luogo dove noi ci sentiamo protetti, al sicuro, un luogo che amiamo, che abbiamo visitato almeno una volta e che solitamente si trova in natura, quindi può essere una spiaggia, può essere un bosco, può essere una radura, può essere una montagna e così via. Ci si visualizza come prima cosa lì, in quella dimensione immaginaria, in questo giardino segreto nostro, dal quale chiaramente partono tutti i nostri viaggi, e poi si decide di andare nel mondo inferiore, perché è lì che noi incontreremo il nostro cacciatore di anime, così si chiama questo spirito alleato. E quindi utilizziamo la nostra modalità, quindi c'è chi ha, non so, un buco nel terreno per raggiungere il mondo inferiore, c'è chi ha il cratere di un vulcano, c'è chi ha una caverna. Utilizzate la vostra modalità per accedere al mondo inferiore e quindi percorrete il tunnel, come siete soliti, nel modo più veloce possibile, fino a giungere in questa dimensione altra che è il mondo inferiore. A questo punto potete chiamare a voi il vostro animale di potere, no? Perché chiaramente se avete già una formazione sciamanica alle spalle, avete già il vostro spirito alleato, il vostro animale di potere. Nel caso invece così non fosse, il viaggio dovrebbe essere fatto solo esclusivamente con l'intento di entrare in contatto con il proprio cacciatore di anime, che è comunque uno spirito alleato, compassionevole e quindi protettivo per l'apprendista sciamano. E quindi potete chiedere l'aiuto dei vostri spiriti alleati che già conoscete, oppure semplicemente andare da soli alla ricerca di questo cacciatore di anime. Potrebbe anche essere già lì ad aspettarvi, eh? Cioè, ovviamente chiamato essendo è bravissimo, viaggio, certo. L'intento è quello di incontrarlo, quindi lui potrebbe già percepire e quindi potrebbe aspettarvi là, se no, come dice Giosuè, potete andare alla ricerca. Andate alla ricerca e questo cacciatore di anime può apparire sotto forma animale, solitamente è uno spirito animale, ma potrebbe apparire anche con sembianze umane, quindi apparire come, non so, un nativo di una determinata cultura, un nativo americano, un nativo, non so, dell'Amazzonia. Oppure potrebbe anche avere delle sembianze altre, quindi non so, molti per esempio stranamente come spiriti alleati che incontrano nel mondo inferiore possono anche addirittura avere delle divinità come, non so, Shiva, Ganesh o divinità greche e quant'altro. Ognuno ha l'archetipo perfetto per sé. Ricordiamo che il mondo dello spirito è un mondo incorporeo, non è un mondo fisico, non ha forma fisica come noi la percepiamo, è un mondo fatto di energia evanescente, incorporeo, per cui si plasma ai nostri occhi in base a quello di cui noi abbiamo bisogno. Si plasma ai nostri occhi perché deve essere funzionale a noi e parlare alla nostra sensibilità. E quindi anche il modo attraverso il quale gli spiriti alleati si mostrano a livello di archetipo, che sia un archetipo animale, un archetipo angelico o un altro tipo di archetipo, chiaramente è un messaggio, è un insegnamento che ci stanno dando o un'informazione che ci stanno dando. E quindi vi invito a fare questa esperienza, a fare questa caccia al vostro cacciatore di anime senza preconcetti, senza aspettative, senza pregiudizi, quindi completamente liberi da qualsiasi condizionamento che vi potreste in qualche modo autoindurre. E quando entra nel vostro cammino, quando incontrate uno spirito che appunto sia sotto forma animale o altro, chiedetegli: sei tu il mio cacciatore di anime? E lasciate che vi rispondi a suo modo,
Ogni volta che ponete una domanda a uno spirito, nel mondo inferiore o nel mondo superiore o nel mondo di mezzo, per riuscire a ricevere la risposta corretta, reale, non condizionata dalla vostra mente, è necessario tenere l'attenzione sul cuore. Ma anche, come ormai già sapete, anche per esplorare il mondo dello spirito io devo farlo utilizzando l'attenzione sul cuore e quindi vedere con gli occhi del cuore, sentire con le orecchie del cuore, toccare con il tatto del cuore. E allo stesso modo, quando pongo una domanda allo spirito, porto l'attenzione sul cuore perché in questo modo il cuore diventa una sorta di trasmittente che mi dà l'informazione. Lo spirito potrebbe rispondervi telepaticamente oppure a livello simbolico. A livello simbolico può essere magari mostrarvi come, non so, effettua questo recupero dell'anima, questa caccia all'anima, perché chiaramente ci sono varie modalità. Io, per esempio, vi racconto la mia tigre, che è il mio animale di potere, è anche il mio cacciatore di anima, e quindi questo è importante saperlo, anche per voi potrebbe essere lo stesso, magari il vostro animale totemico è il lupo e scoprite che il lupo si occupa anche di andare a fare la caccia all'anima, perfetto, va benissimo. Per altri invece non è così, altri hanno un altro spirito alleato. Per cui con questa consapevolezza, una volta che avete individuato, insomma, il vostro cacciatore di anima, è interessante anche capire come effettua questa guarigione spirituale. Per esempio, nel mio caso, io entro sempre in un portale che si trova nel mio mondo inferiore, che è il luogo dove io vado alla ricerca dei frammenti di anima. È una sorta di tunnel molto scuro, dove a volte devo fare un lungo tragitto finché non incontro o la mia tigre non fiuta, non trova il frammento di anima che sto cercando. Questa è una modalità, ne ho avute anche altre in passato, ma questa è quella più attuale. Questa è la mia modalità. Per esempio, una nostra studente, se così si può, una nostra apprendista, ha questo capo indiano come cacciatore di anima che fuma la pipa sacra, no? La famosa pipa dei nativi, e dal fumo appaiono questi frammenti di anima e quindi lei riesce a recuperarli e riacchiapparli proprio perché li vede comparire all'interno del fumo di questa pipa sacra. Questa è un'altra modalità. Diciamo che la modalità solitamente più convenzionale è quella di seguire il proprio cacciatore di anime, andare con lui o con lei alla ricerca del frammento che stiamo cercando, che solitamente lo troviamo nel mondo di mezzo, ok? Nel mondo di mezzo vuol dire che, non so, se quando io ero adolescente, ho fatto un incidente in motorino e lì è rimasto un mio frammento di anima, io potrei trovarmi nella strada esatta in cui è avvenuto l'incidente, il mio cacciatore di anime potrebbe condurmi là e vedere questo adolescente che magari è lì che gioca nel parchetto vicino alla strada. Per esempio, sto facendo un'ipotesi. E lì è rimasto ingabbiato in questa sorta di limbo. E chiaramente a quel punto io devo attuare un'opera di convincimento per convincere il frammento di anima a fare ritorno, ma questo poi ne parleremo successivamente. Però ecco, anche in questo primo viaggio che andremo a fare tra poco, può essere interessante farci mostrare da questo cacciatore di anima, da questo spirito alleato, come svolge questa caccia, come effettua questa guarigione spirituale.